Un consiglio comunale aperto e straordinario si è tenuto ieri sera a Gioiosa Ionica a seguito delle numerose e ripetute intimidazioni subite dall'amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fuda. L'ultima, la vigilia di Capodanno, quando sono stati dati alle fiamme due camion della raccolta dei rifiuti. All'assemblea hanno risposto in massa cittadini e sindaci del territorio che, insieme con i vertici della regione, hanno testimoniato la loro vicinanza all'intera comunità. Sul palco presente anche Arturo Bova, presidente della Commissione Antimafia regionale, il quale ha alzato un duro monito. Dobbiamo smettere di fare passerelle, ha tuonato, occorrono fatti concreti e come dover combattere contro l'ISIS, questo dell'andrangheta è un problema mondiale. Terra martoriata, non facciamo altro ogni giorno che elencare un nuovo avvenimento in danno di amministratori pubblici in Calabria. È una sequenza senza fine che non può essere più tollerata. Se l'andrangheta e la mafia con essa è la più grande piaga del mondo, e se l'andrangheta è l'organizzazione più potente al mondo, che fattura miliardi, un quintale e mezzo di cocaina viene sequestrato in media, una tonnellata e mezzo solo nel porto di Gioia Tauro, il che significa che almeno tre volte tanto ne passa pure, 120 euro un grammo di cocaina purissima viene a fruttare poi al mercato della criminalità organizzata. E allora dobbiamo combattere con armi adeguate, con strumenti adeguati. Basta con l'antimafia parlata, passiamo ad un'antimafia dei fatti e vediamo cosa fare assieme. Ed è un onore, non un piacere, è un onore stasera poter essere a fianco di queste persone che, nonostante tutto, senza aiuto alcuno, vanno avanti, non si piegano. Solidarietà concreta è stata espressa anche dai sindaci comunali di maggioranza e opposizione di Gioiosa Ionica, dalle associazioni della Consulta e dagli amministratori dell'Unione dei Comuni della Vallata del Torpido. A prendere la parola sono stati anche Mario Congiusta e il presidente di Locri di Ambiente, Giovanni Giarace. Se in tempi brevi, 30 giorni, 60 giorni, non arrivano due compattatori nuovi, dimettiti, vattene, perché non abbiamo bisogno di eroi, la tua resistenza è già stata sufficiente. Chiaramente offro al sindaco e all'amministrazione, compatibilmente con le nostre risorse per questi momenti di difficoltà e senza oneri per il comune, di venire incontro e di mettersi in contatto con il nostro ufficio tecnico per tutto quello che occorrerebbe in questi giorni. L'Unione per noi rappresenta anche un momento, se vogliamo, anche di protezione per l'attività amministrativa delle singole comunità. Abbiamo deciso di conferire il servizio dei rifiuti all'Unione e lo vogliamo fare all'interno. Non vogliamo, come dire, affidarlo all'esterno. Stracolmo l'auditorium comunale, dove si sono susseguiti gli interventi dei partecipanti e dove il sindaco Fuda ha ripercorso i tratti salienti della sua gestione. Da più parti è arrivato sostegno e vicinanza, una solidarietà di fatti e non di parata, come hanno testimoniato i rappresentanti istituzionali. Presto a Gioiosa Ionica arriveranno due nuovi compattatori e, da quanto annunciato il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, arriveranno anche le risorse per mettere in piedi una robusta campagna di informazione sulla raccolta differenziata. L'ennesimo atto intimidatorio che ha visto ancora una volta protagonista la comunità di Gioiosa non può che suscitare in tutti noi indignazione e vicinanza all'amministrazione, ma come ho detto nel mio intervento non deve essere una vicinanza e una partecipazione strettamente formale, deve essere sostanziale e deve essere una partecipazione nella quale ognuno di noi, per le proprie responsabilità e per le proprie competenze, diamo un contributo concreto a questa comunità. Noi abbiamo assunto un impegno ben preciso, saremo al fianco dell'amministrazione di Gioiosa, così come siamo al fianco di tutti gli amministratori e con grande spirito di sacrificio, in virtù di una grande visione della politica, che è quella del servizio alle comunità che amministrano, li condivideremo e li affiancheremo, convinti come siamo che solo questa è la strada per sdoganare questo territorio dalla subcultura che purtroppo ancora una volta oggi riscontriamo. Per Sebi Romeo quello che sta succedendo a Gioiosa è una strategia contro Fuda, perché evidentemente ha avuto il coraggio di portare avanti una scelta coraggiosa, quella di internalizzare il servizio dei rifiuti, toccando interessi che facevano gola a molti. Andare oltre la solidarietà di rito a Salvatore Fuda,
e rappresentare l'impegno concreto dell'amministrazione regionale che interverrà per acquistare due mezzi per la raccolta dei rifiuti. Ci pare il modo migliore di rispondere alle minacce e di impegnarci a favore della democrazia e di questa amministrazione comunale. Ma se è vero che l'Andrangheta alza il tiro, è anche vero che la politica gioiosa ionica si sta mostrando altrettanto capace di tirare fuori le unghie, rispondendo proprio come ci si aspetta da una società degna di essere definita civile.